Buongiorno a tutti. Eh, iniziamo questa lettura del, del libro della Genesi, il primo libro del cosiddetto eh, Pentateuco, che risale probabilmente queste fonti, risalgono alla notte dei tempi. Ecco. Oggi vediamo la prima parte della creazione del mondo e nella seconda vedremo tutto il resto. Leggiamo i versetti 1-5. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma vuota e la tenebra era sulla faccia dell'abisso e lo spirito di Dio si librava sulla faccia delle acque. Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio vide che la luce essa era buona. E Dio fece una separazione tra la luce e la tenebra. E Dio chiamò la luce giorno e la tenebra notte. E fu sera e fu mattina primo giorno. Ecco, allora guardiamo il primo giorno dei cinque che leggiamo oggi. Dio creò, la Bibbia greca dice fece. Quindi eh, alcuni obiettano questo significato, ma è così creare qualcosa dal nulla come vedremo creò il cielo e la terra la terra era informe e vuota quindi non sappiamo se appunto aveva la forma sferica o no ma informe cioè era un pianeta praticamente ecco. Dove non c'era il nulla. Ci sono due espressioni ebraiche ecco, che, che ci indicano appunto il fatto che era in forma e anche vuota, perché poi vediamo che Dio crea appunto intanto la terra vedremo, perché la terra era coperta dalle acque, secondo la Genesi, questo passaggio. E la tenebra era sulla faccia dell'abisso. Ecco, alcuni traducono l'oceano primordiale, questo abisso, perché appunto come vedremo la terra, come ho detto sopra, era coperta dalle acque, quindi c'era l'abisso e non c'era la luce ancora. Lo vediamo al versetto 9 quando invece... Dio, appunto, raccoglie le acque e emerge la terra asciutta. Ecco, però, la cosa più importante era che c'erano le acque. Ecco, ne parleremo un po' anche negli spunti. Ma ci sono degli studi molto recenti dove sull'acqua hanno scoperto tante cose. Che, ad esempio, si muta. E poiché è viva, lo dicono loro, lo dice la scienza, non è che lo dico io, ecco. e, e poi sappiamo che appunto tutti gli esseri vi, viventi sono per percentuale fatti di acqua, come l'uomo 75% di acqua. Ecco, poi eh, Dio disse sia sì la luce. Ecco allora qui eh, cambia tutto. Eh, lo vedremo anche dopo, citerò un passaggio disse sia sì la luce e la luce fu. Ecco, poi vedremo il termine parola in ebraico ecco, che ha un significato molto importante perché noi non capiamo, non capiamo come dalla parola possa uscire qualcosa di concreto. È un mistero, però la Bibbia ci dice così, poi vedremo, lo spiegherò dopo. Ecco, la luce si produce appunto dalla parola di Dio, può pensare come pensano gli scienziati che sia iniziata appunto una fusione nucleare da qualche parte, perché poi è solo dopo che, che Dio crea eh, i luminari maggiore e minore, cioè il Sole e la Luna. Però la luce c'è, ci dice. Noi possiamo arrivare fino qui, non possiamo dire niente di più. Però appunto per innescare una reazione nucleare ci vogliono circa 15 milioni di gradi. E All'uomo non è dato di, di avere questo innesco. Ecco, quindi qua iniziamo subito con qualcosa di trascendente, cioè che trascende le possibilità dell'uomo, anche della conoscenza e non solo è il fatto di produrre appunto questo innesco. E, e quindi, anche, vedete, iniziamo subito a parlare di eh, eh, trascendenza. Trascendenza vuol dire che, che supera, trascende ecco, quello che può essere la la comprensione dell'uomo e anche della scienza, Beh, perché la scienza non ci riesce a innescare appunto una reazione a catena. E la cosa sorprendente è che prima c'era l'acqua e poi la luce <ride> e sull'acqua si librava lo spirito di Dio, perché l'acqua è la fonte della vita. Ho già detto appunto delle percentuali che tutti i viventi hanno di acqua, che è molto oltre il 50%. E perciò eh, va da sé che senza l'acqua non c'è vita. Ecco. E quindi c'è già lo Spirito di Dio sopra l'acqua, perché è la fonte della vita. E Dio vide la luce, essa era buona. E Dio fece una separazione tra la luce e la tenebra. Possiamo dire anche che nella Bibbia, certo c'è la luce naturale, come c'è anche il buio. Però nella Bibbia, in tantissimi luoghi, tenebra e luce ecco, sono in antitesi e la luce è la luce della conoscenza e la notte è... La tenebra rappresenta invece la non conoscenza e l'oblio di Dio. E quindi inizia il primo giorno. E come vedremo, il computo dei giorni e degli anni, ecco, vengono poi, come vedremo dopo, caratterizzati appunto dalla, dalla fonte di luce maggiore e da quella minore. Cioè le, il sole e la luna il calendario ecco, si trasmette appunto un anno che è di 365 giorni come vedremo quindi c'è una separazione e il primo giorno appunto Dio chiamò la luce, la luce giorno e la tenebra notte sere mattina primo giorno ecco. e luce e tenebre nella Bibbia possono voler dire anche verità e la luce è menzogna la tenebra. Però qui siamo ancora appunto nell'ambito nell delle cose create. Ecco. Leggiamo i versetti del secondo giorno. Dio disse sia il firmamento in mezzo alle acque per fare una separazione tra le acque e le acque. Dio fece il firmamento per fare una separazione tra le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Il firmamento, ehm, se guardiamo questi passaggi ecco che ho messo nella nota, vuol dire una solitudine spaventosa più o meno, ecco, almeno gli ebrei traducono così, poi lo vediamo anche dai passi paralleli dove troviamo eh, il, lo stesso termine. E il firmamento è delimitato dall'orizzonte, quindi appunto c'è il firmamento in alto e poi sotto c'era ancora l'abisso delle acque. Come ho detto prima, appunto eh, le acque ricoprivano tutta la terra. E poi ci sono le acque superiori e quelle inferiori, cioè ci sono gli agenti atmosferici, e poi sotto il firmamento ci sono le acque degli oceani, e delle fonti, dei fiumi, eccetera. Andiamo avanti, versetto 9: Dio disse: Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. Questo è il terzo giorno, abbiamo visto il secondo, poi dice, e così avvenne. Vedete qui non si parla di miliardi di anni, ne parleremo un po' dopo, negli spunti. Qui avviene tutto in modo istantaneo. Quindi siccome appunto queste operazioni che Dio fa attraverso la parola avvengono in modo velocissimo si producono all'istante e infatti subito dopo chiosa osa il testo dice così avvenne subito quel giorno lì. Ecco. <ride> Parleremo poi anche appunto del, del, del un po' dell'evoluzionismo, da dare qualche, qualche notizia. Allora vedete che emerge la terra, le acque si raccolgono ed emerge la terra. Dio ancora una volta c'è appunto questa, questa breve glossa, dove Dio appunto vede che era cosa buona, perché aveva già pensato alla creazione dell'uomo e della donna e anche degli animali. Ecco, subito dopo, eh, quando appare la terra, c'è ecco, appunto la creazione di tutto il mondo eh, naturale. Eh, sappiamo bene che appunto eh, tutta la vegetazione è una forma di vita, anche se non la conosciamo. Anche, anche qua poi appunto la, la scienza di oggi che crede di sapere tutto, ci sono delle cose trascendenti, come ho detto pre precedentemente. Anche qua c'è un qualcosa di trascendente che è la vita vegetale, di cui non sappiamo quasi nulla. Ecco. e quindi ci sono i germogli, gli erbaggi eh, che producono il loro seme alberi da frutto secondo la loro specie come sappiamo bene e che hanno eh, in sé la propria semente ecco, se noi mangiamo una mela la prendiamo da un albero però c'è il seme che se cade a terra produce un altro germoglio poi un altro albero ecco e così avvenne anche qua istantaneamente, perché si parla di giorni, come sapete, sono i sette giorni della settimana. E quindi, appunto, è in contrasto completo con l'evoluzionismo che dice che, appunto, eh, dal caos ecco, si sono prodotti nei milioni di anni. Ecco, ma comunque, lo vedremo dopo. Poi eh, andiamo a vedere il giorno quarto versetti 14-19 e dice Dio disse vi siano fonti di luce nel firmamento del cielo per fare distinzione tra il giorno e la notte, siano segni per le feste, per i giorni e gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare sulla terra. E così avvenne. Dio fece le due fonti di luci grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, per governare il giorno e la notte e per fare distinzione tra la luce e la tenebra. E Dio vide che era cosa buona, fu sera, fu mattina, Quarto giorno. Sono chiamate fonti di luce e sono nel firmamento, cioè nel cielo, nella volta celeste, come dice la nota. E questi eh, siano i segni per le feste e per i giorni e per gli anni. E subito dopo dice siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare su tutta la terra. Vedete che qua... E sembrerebbe appunto che avrebbe dovuto prima dire che sarebbero stati fonti di luce, perché appunto senza il sole non c'è neanche la vita, invece no, parla di, delle feste, dei giorni e degli anni, il calendario. Ecco. E quello è un po', un po strano. Ecco, e si vede che il Signore aveva già pensato appunto all'uomo e al tempo. Eh, e quindi il tempo viene regolato implicitamente, ecco, anche se non ce lo dice in modo scientifico questo antico, ecco, non, si non si può pretendere che la, la Bibbia in, in un testo del genere, che risale probabilmente alla notte dei tempi, eh, si esprima come uno scienziato di oggi. Però ca capiamo benissimo appunto che qui c'è appunto... Eh, Implicitamente la nozione ecco, che il tempo è scandito ecco, dagli anni, dai giorni, e soprattutto dalle feste, che poi entreranno appunto nella, nel calendario appunto ebraico con la Torah, ma, e subito dopo invece il Sole e la Luna fanno il loro lavoro, ecco, è quello di mm, trasmettere. La luce del sole l'uno e la, la luce riflessa del sole eh, e senza il calore del sole non c'è vegetazione però è passato solo un giorno. Così avvenne ancora una volta istantaneamente. Vedete come ripete. Ecco, quando la Bibbia ripete, vuol dire che sono cose importanti. Quindi tutto avviene per mezzo della parola in modo istantaneo. Qui. Ecco, poi leggiamo gli ultimi versetti. Dio disse, le acque brulichino di tutto ciò che si muove con soffio di vita e uccelli che volano sopra la terra di fronte al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini, ogni essere con soffio vitale che si muove, che le acque avevano fatto pullulare Secondo la loro specie e ogni uccello alato, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse, dicendo: Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Le acque, dice, brulichino di tutto ciò che si muove con soffio di vita e uccelli che volano sopra la terra di fronte al firmamento del cielo. Ecco, qui eh, sono tutti quegli esseri, eh, brulicano nelle acque anche dei microrganismi, tutto, non solo i pesci o i cetate, cioè, ecco. i mostri marini sono i grandi cetacei, si potrebbe dire. Però ogni essere con soffio vitale che si muove, quindi anima, dall'animale al microorganismo, tutto. E però c'è una cosa molto interessante per se si traduce bene ecco, qui ci dice mh, il racconto che appunto sono le acque che avevano fatto pullulare ecco, tutto quello che si muove c'è ecco. sempre la solita chiosa Dio vide che era cosa buona ecco tutto quello che è il, come vedremo anche eh, più avanti tutto ciò che Dio ha creato è buono, ecco, e dopo entra però il male anche nella creazione, come vedremo. Ecco. Poi abbiamo letto appunto: Dio benedice tutti, e dice siate sfecondi e moltiplicatevi, riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplicano sulla terra, e questa. È la, la conclusione, la prima parte della, della creazione. Si arriva al quinto giorno, col, si conclude con la benedizione, ecco, anche di tutto ciò che vive. Vuol dire che tutte le creature, ecco, sono benedette da Dio, e poi, appunto, la benedizione produce la fecondità. Anche questo è un dato biblico. La donna con molti figli si dice che è una donna eh, conda. E infatti dice, siate fecondi e moltiplicatevi. E ecco. poi mh, alla fine appunto, e fu sera, e fu mattina, quinto giorno. Quindi vedete che i tempi sono molto ristretti ri rispetto all'evoluzionismo. Questo è il quinto giorno. C'è una ripetizione. Ogni giornata ha questa conclusione. E fu sera, e fu mattina, quinto giorno. Quindi la Bibbia, appunto, se consideriamo sempre la parte finale di ogni giorno della creazione, e vuol dire che se ci sono queste ripetizioni voluti. Il, il redattore era estremamente consapevole che tutto è stato creato appunto da un essere superiore che crea tutto con la parola. Adesso vedremo negli spunti: ecco, un po' eh, questi enigmi. Ecco de, dell'acqua ho già parlato. È appunto, che la scienza è andata molto avanti, e specialmente alcuni scienziati orientali dell'Estremo Oriente hanno fatto degli studi molto interessanti ecco, sull'acqua, che è la fonte di vita anche. Nella Bibbia, ecco, gli agenti atmosferici, ecco, la pioggia, per gli orientali era una benedizione, anche oggi è. Eh, tutti sanno che è un dono di Dio perché l'acqua è fonte di vita, se non c'è acqua non c'è vita. Ecco, poi dico un'altra parola sulla appunto sul termine parola in ebraico. Stiamo molto attenti qui, dabar si dice in ebraico parola, il termine parola. Ecco, nell'ebraico eh, la parola è quella che esce dalla bocca, il suono ma è anche il fatto. <ride> eh sì, eh, anche oggi nel, nell'ebraico moderno, eh, quando, quando uno dice, ma, ma cos'è questa cosa? Ma a, a davar a ze, dicono in ebraico, davar, cosa? Se è così per gli uomini, eh, tanto più lo è per Dio. Che cosa? Che... Una parola di Dio è anche un fatto. Anche se questo fatto, appunto, nelle profezie si può produrre dopo tanto tempo, quando Dio parla, ecco, quel fatto è come se fosse già avvenuto. Infatti, poi tutte le profezie della Bibbia si sono avverate. Certo può accadere, come abbiamo visto nel racconto di oggi, il fatto può accadere appunto in modo istantaneo, come abbiamo visto, ma ci sono altri, altre promesse, le profezie, che invece guardavano molto lontano e si sono avverate dopo tanti secoli, molte profezie. Questo ci dice già implicitamente che la parola di Dio è eterna e non viene mai smentita. Ecco, questa è la cosa più importante. L'ebraico appunto ha questo termine davar che vuol dire tutte e due. Il fatto... E dice infatti, e avvenne, ecco, ma è anche la parola pronunciata dalle labbra di Dio. Ma affrontiamo il tuo tema della parola di Dio, appunto, che è parola, ma anche il fatto che avviene. Abbiamo visto eh, nella creazione che dice, che è geneto. Dice in greco, e avvenne è istantaneo ecco ma facciamo una piccola digressione su tutta la rivelazione perché appunto questa potenza della parola vediamo chi ce l'ha ecco se ce l'ha solo Dio o qualcun altro ecco se voi leggete il capitolo 20 dei numeri c'è un comando al capitolo 8 di Dio a Mosè e gli dice prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e alla loro presenza parlate a questa roccia ed essa farà uscire l'acqua. Ecco qui Dio comanda a Mosè di fare un miracolo con la parola. Ecco, poi andate voi a vedere il testo eh, che ci trasmette: appunto, che eh, Mosè non lo fa per varie ragioni, però eh, eh, non riesce. <ride> ecco, eh, e poi c'è la sanzione di Dio, come sappiamo, per questa disobbedienza, per cui eh, non vedrà mai la terra promessa infatti eh, muore eh, sul monte Nebo in Transgiordania. E, e ci sono stati alcuni profeti che ad esempio hanno fatto dei miracoli prodigiosi, ma mai con la parola, ad esempio anche le resurrezioni hanno resuscitato dei morti, ad esempio Eliseo. Ecco, ma non con la parola, eh, si mettevano a pregare, insufflavano il loro alito sul, sul, sul morto, eccetera, poi pregavano, alzavano le maglie in cielo, eccetera. Invece c'è qualcuno che ha questa potenza, solo uno, ce n'è nella Bibbia. Leggiamo questo testo. Gesù presa la mano della bambina che era morta, Marco 5 al versetto 41, e le disse Talitakum in aramaico, lo dice, che significa, fanciulla, io ti dico, alzati. Ecco, vedete, allora è qui importantissimo. Infatti subito dopo dice subito. La fanciulla si alzò e si mise a camminare. Allora vedete che avviene come nel racconto della creazione: sia la luce, e la luce fu, e anche qua c'è invece una risurrezione addirittura. E vedremo poi che il Signore, appunto, è il Signore della vita ed è anche il Verbo di Dio che ha creato il mondo incarnato. Ecco come dice la Sacra Scrittura. Allora vedete che se leggiamo ad esempio il prologo di Giovanni, appunto ci dice in principio era la dabar, la parola, e la dabar era presso Dio, e il verbo era Dio, cioè sempre dabar, la parola. Poi dice, egli era in principio presso Dio. Poi dice, tutto è stato fatto per mezzo di lui. Vedete, è la parola incarnata. Questo ce lo dice Giovanni e abbiamo la riprova nel passaggio che abbiamo letto appena prima che Gesù aveva la potenza di questa parola. E poi dice appunto tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Ecco, in questo caso abbiamo visto un miracolo di Gesù fatto con la parola per risuscitare una giovinetta morta e alla fine appunto al versetto 4 Giovanni 1, 1, 4 dice in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Ecco, allora vedete che c'è una prima creazione, che è quella che abbiamo letto oggi, ma c'è anche una seconda creazione, che è il tempo che viviamo oggi dall'avvenuta di Gesù fino alla fine del mondo. Ecco. E poi vedete eh, quando leggiamo la Bibbia Ecco, queste cose che sembrano mitiche dicono ecco tutte queste cose qui a ehm, noi invece ehm, beh, anche dal punto di vista scientifico si potrebbe anche eh, obiettare l'evoluzionismo ma a noi ci interessa relativamente noi sappiamo appunto che dalla parola di Dio furono fatti i cieli e quindi pensate come è importante la parola di Dio che ce l'abbiamo la sacra scrittura la Bibbia ecco. e, e dobbiamo credere alla parola potente e creatrice di Dio e c'è un personaggio che ci guida su questo ecco. e, è la Madonna al capitolo primo di Luca, versetti 35-38, all'annunciazione che conoscete bene, l'angelo dice a Maria, colui che nascerà, cioè Gesù, sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei, detta la sterile. Poi dice una cosa molto importante. Ecco, al versetto 37 del capitolo primo di Luca, eh, l'angelo traducono: Niente è impossibile a Dio. Invece sbagliano la traduzione. Nessuna parola è impossibile a Dio. È molto diverso. Qui, entra in gioco appunto questa parola creatrice di Dio. L'angelo eh, che trasmette le parole di Dio eh, fa leva eh, sulla parola di Dio. Ecco. E Maria crede perché credeva appunto anche che la creazione appunto fosse stata ehm, generata dalla parola di Dio. Maria ci crede subito e ci credeva già. Ecco, questa è la fede che dobbiamo avere anche noi. Infatti subito dopo dice, allora Maria disse, eccomi, sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, che era la parola di Dio. Ecco, questa è la vera fede con cui dobbiamo leggere tutta la sacra scrittura. Allora, parliamo un po' del brodo eh, primordiale. ecco, ecco. Eh, Abbiamo detto che siamo fatti di 75% di acqua noi uomini e anche animali, ma eh, appunto in, gli evoluzionisti, i darwiniani, ecco, dicono che pa passano ci sono milioni di anni, ecco, c'era un brodo primordiale che, che non si sa cosa c'era dentro e da cui si è, si è prodotto appunto la, la meraviglia del, dell'universo. Ecco, io non so come facciano a dirlo, non hanno nessuna prova. Ecco. Poi parlando di non so, migliaia o milioni di anni, ecco. È anche stupido perché? Perché più passano gli anni, più ci vuole tempo e più è difficile che qualcosa si formi dal nulla perché? Perché sappiamo che in natura tutto si degrada col tempo. Ecco, e queste sono regole naturali, eh, scientifiche. Scusate, io non, non ho la competenza, però fin qui ci arrivo. Sappiamo tutti che anche i metalli si, si, si fanno la ruggine, si, de, si degradano, ecco. E, e tutto, appunto, le pietre rimangono quelle che sono, ecco. Ma la vita eh, si degrada. Ecco. Un cadavere, eh, dopo pochi anni, eh, diventa polvere. Tutto si degrada. Allora, più, eh, più eh, appunto allungano eh, questo processo di evoluzione, più si smentiscono. Perché tutto si degrada. Eh, vi voglio dire una cosa: ci sono stati dei sci degli scienziati. Io io credo nella scienza e non, non ho le competenze, però eh, una un rudimento di logica ce l'ho anch'io, ecco, poi io, eh, lo, lo spiegano anche loro, io eh, mi interesso molto, mi interessa per quello che posso fare, ma eh, hanno fatto un esperimento, <ride> ecco, hanno provato a, a creare il brodo primordiale, però appunto hanno... Mantenuto le percentuali, cioè questo brodo primordiale è fatto di 75% di acqua. Sono stati anche onesti. Ma cosa è successo? <ride> è rimasto una pozzanghera. Mentre noi viviamo, camminiamo, siamo concreti, siamo vivi, e lì invece è risultato una pozzanghera. Allora, se tu tieni quella po pozzanghera lì, eh, no, anche nel frigo, <ride> per miliardi di anni, eh, eh, va da sé che dal nulla, oppure anche da un, da un brodo più primordiale, non può crearsi ciò che è perfetto, perché tutto si degrada, ecco, come abbiamo detto. Poi dal nulla non può venire. Ciò che è perfetto, ad esempio, un organismo animale, vegetale oppure umano, perché è un miracolo della natura. L'ho detto prima: noi viviamo, stiamo in piedi, non siamo una brodaglia, una pozzanghera, e però nessuno riesce appunto. A creare nulla se siamo fatti per il 75% di acqua. Questo, questo l'ho letto su un, su un libro di eh, scienziati non cristiani, eh. ecco quindi non è che sono di parte: questa è la scienza che parla lei. Ecco. La scienza ha dimenticato eh, il termine trascendenza. Trascendente vuol dire che trascende le nostre possibilità di capire oppure di dimostrare qualcosa in, in certi casi che appunto dove la scienza non può arrivare e che bisogna chiamare trascendenti all'uomo. Ecco. Ci sono tantissimi misteri, gli scienziati stessi dicono che quando si scopre una cosa si, si aprono altri a file. Ecco, Guardate ad esempio... La, la scienza dell'atomo. Eh, eh, quando facevo la scuola io eh, si pensava all'atomo in un modo, poi hanno cambiato tantissime volte perché hanno scoperto sempre più delle particelle più eh, piccole dell'atomo. Ecco, quindi vedete che la, anche la scienza eh, non è Dio. <ride> ecco. E ci sono tante cose che non sanno. Allora, non sapendo vuol dire che c'è qualcuno, ecco, eh, che sia madre natura o qualche dio antico, però c'è sicuramente una mente superiore all'uomo. Ecco allora l'ultima cosa che mi interessa dire: ecco che quando eh, la teologia, ecco, al, al culmine della superbia, ecco. Aveva prodotto il sistema tolemaico, adesso però è la scienza che è diventata superba ecco, e, e si crede eh, immortale. Ecco, prima avevano fatto l'errore i teologi, ecco, ricordate anche la storia di Galileo, Giordano Bruno, avevano ragione loro. Ecco, adesso è il contrario, adesso è la scienza ecco, che si crede Dio e questo è molto pericoloso. La scienza afferma che in natura non avviene nulla per caso, questo lo dicono tutti gli scienziati, dall'ultima cellula fino all'ultimo atomo. Quindi tanti studiosi, ricercatori, scienziati pensano appunto che ci sia un progetto realizzato da qualcuno. Un progetto viene sempre realizzato da qualcuno da un ente ecco io rispetto ai non credenti però eh, eh, qualcosa di più grande di noi c'è ecco, quindi c'era un, uno scienziato molto importante conosciuto in tutto il mondo ecco non mi piace fare i nomi ma si sa lui diceva che eh, se non sappiamo ecco, Vuol dire che appunto c'è qualcosa che ci, che ci scappa. <ride> ecco. Cioè c'è qualcosa di trascendente che eh, non possiamo cogliere. Ecco. Poi ci saranno ancora eh, nella storia dell'uomo delle altre scoperte, ma sicuramente, eh, come ho detto prima, ecco, quando scopri una cosa si aprono altri file che non si riescono a capire è successo tante volte in tante discipline scientifiche io ho citato l'atomo ecco poi sempre la scienza afferma ecco, che tutto il cosmo è perfetto perché non accade nulla di casuale ecco quindi se non c'è adesso niente di casuale, ecco, come fa appunto tutto il mondo a essere stato generato da un brodo primordiale. Perciò il creato, ecco, la natura, gli esseri viventi sono un miracolo che vediamo tutti i giorni. Ci vuole anche un po' di umiltà dell'uomo, ecco, a riconoscere che tutto quello che ci sta davanti, si potrebbe dire che è ancora tutto da scoprire. Si è andato avanti con la scienza, ma ancora tutto è da scoprire e da ammirare. Come dice il salmista, i cieli narrano la gloria di Dio. Pace e bene a tutti e buona giornata.